Taglio del nastro venerdì 26 maggio per la nuova Dog Area di Piano Marina in un terreno adiacente alla pista ciclopedonale Mondolfo Airfield. Lo sgambatoio si estende su una superficie di circa 800 metri quadrati, delimitata da rete metallica plastificata alta 1,80 m ed è dotato di servizi adeguati come fontanelle d'acqua per far abbeverare i cani, panchine, cestini e alberi per garantire i necessari punti d'ombra. Una nuova area attrezzata, immersa nel verde, dedicata ai nostri amici a quattro zampe, che potrà diventare anche luogo di incontro e socializzazione per gli amanti degli animali. È un intervento che è stato finanziato in gran parte con le risorse derivanti dalla riduzione dell'indennità di sindaco e assessore a favore di progetti per la città, e un'area finalmente attrezzata, richiesta dai cittadini, e che diventerà un punto di riferimento per tutta la nostra comunità. Il sindaco Barbiera ha poi ringraziato le associazioni di protezione civile FA di Bruno, di Marotta Mondolfo e CB Club Mattei di Fano, che per l'occasione hanno tenuto un'esibizione con le unità cinofile da soccorso. Abbiamo pensato di dividerla in due parti proprio per dare la possibilità di far giocare tra loro cani di taglia grande e nello spazio più ristretto i cani di taglia piccola. E l'abbiamo attrezzata con delle fontanelle, delle panchine e degli alberi per l'ombra. Abbiamo messo anche un'illuminazione per poter usufruire dell'aria anche nelle ore serali, ed è un servizio che siamo molto orgogliosi di poter dare alla nostra comunità. È un servizio che mancava ed è comunque una necessità da parte di tutti i cittadini, che ormai sono tutti quanti, diciamo, hanno tutti quanti la compagnia almeno di un animale domestico, e quindi siamo molto contenti e siamo orgogliosi del nostro lavoro.